In attesa di capire quale sarà il futuro dei molti dei giocatori in rosa che dovranno cambiare aria, il direttore sportivo Enzo De Vito continua i suoi colloqui con i club di massima serie. Da indiscrezioni emerse, il dirigente biancoverde ha bussato nuovamente alla porta dell'Udinese. Dopo aver preso informazioni su Edoardo Piana, estremo difensore classe 2003, ha chiesto delucidazioni su Simone Janesi al club friulano. 22 presenze, 16 gol e 3 assist con la formazione primavera. Nato come esterno d'attacco, con il tempo si è trasformato in seconda punta. Buon dribbling, ambidestro e un calciatore molto bravo sulle palle inattive. In estate era stato aggregato anche alla prima squadra dal tecnico Luca Gotti. Così come non si perdono di vista Marco Pompetti dell'Inter nell'ultima stagione al Pescara, contatti costanti tra De Vito e lo staff nerazzurro, Roberto Pirno del Lecce a Francavilla con Taurino, il trio del Parma, Eric Lanini, Fabian Pavone e Daniele Jacoponi. Tornando ai profili più esperti per l'attacco, Franco Ferrari è il nome caldo, vecchio pupillo del DS di Capriglia, ha siglato 17 reti con il Pescara nel girone B di Lega Pro ed ha giocato anche con Como, Pistoiese e Bari. Al tecnico dei Lupi piace Murillo, attaccante ora alla Viterbese e con un passato al Livorno.